Ciao Luca. Ciao Nati. Luca è il nostro maestro di sci. Luca, ti volevo chiedere, per imparare a sciare, perché tutto sciano, io non so fare, da che cosa devo partire? Beh, la prima cosa da cui si parte quando uno vuole cominciare a sciare, diciamo che può noleggiare l'attrezzatura. Bisogna noleggiare per primo gli scarponi, che devono essere sufficientemente stretti, ma non troppo. La seconda cosa in cui bisogna noleggiare sono gli sci. Questo, diciamo che è uno sci che si trova anche nei noleggi, ha un attacco che si regola facilmente, è uno sci buono, però non è uno sci eccellente proprio per chi vuole iniziare. Questo tipo di sci facilita il cliente nelle prime fasi della lezione. E poi sicuramente si dovranno avere i bastoncini. Bastoncini ce ne sono di vari tipi, solitamente per trovare la misura giusta del bastoncino bisogna piegare il polso e impugnare, te lo faccio vedere direttamente, sì. Impugnare il bastoncino sotto la rondella. Ecco, okay. Questo bastoncino sarebbe giusto per te e l'angolo del gomito deve fare circa 90 gradi, anche perché poi con gli sci e gli scarponi ai piedi sicuramente sarai un po' più alta, circa 5 cm. Invece Luca, come si scelgono i sci? Da quali caratteristiche? Ma per un principiante lo sci va in base all'altezza e sicuramente va dato un po' più corto, perché così viene agevolato lo sciatore nelle prime fasi della lezione, dove si impara a scivolare sugli sci e poi dove si impara a fare le prime frenate con gli sci a spazzaneve. Lo spazzaneve è la base dello sci moderno, da dove tutti partono. Poi ci sono delle caratteristiche specifiche di ogni marca di sci. Ogni marca di sci ha delle qualità. Ci sono sci che sono più morbidi, sci più duri, e quello va dato a seconda della corporatura della persona, poi anche a seconda delle sensazioni che una persona ha quando scia. Puoi raccontare come è fatto proprio lo sci? Certo, allora questo è uno sci, questa è la punta dello sci, è la parte che sta davanti a noi quando sciamo, questo invece si chiama attacco. C'è il puntale dell'attacco, che è la punta che sta davanti e viene agganciata nel puntale dello scarpone. Poi c'è la talloniera dell'attacco, che invece va agganciata nello scalino che c'è dietro il nostro scarpone da sci. Questa è la coda dello sci, mentre sotto, la parte fondamentale che poi è a contatto con la neve, c'è la suoletta nera che serve per scivolare nello sci e queste due parti in metallo che si chiamano lamine. Le lamine invece servono per avere il grip nello sci. Una cosa che prima non ho detto è questa parte nera che c'è, questa parte nera si chiama ski stopper e serve perché quando lo sci scivola sulla neve, se per caso lo sci viene perso dallo sciatore, riesce a fermarsi e quindi lo sciatore non perde lo sci.